Buonasera a tutti, ben trovati in questo nuovo appuntamento ispirazionale. Anche oggi un appuntamento promosso dall'Innovation Bootcamp di Open Italy di Elis. E proprio per un inizio diverso dal solito, abbiamo pensato di raccontarvi il bootcamp con un video veramente diverso. Ma Stefano chiedo di mandarlo così che sia più efficace di come lo potrei raccontare io. Thank <laughs> <laughs> you. Rock Your Future, qui dovremmo i diritti a Ciro, uno dei nostri studenti dell'Innovation Bootcamp al quale abbiamo fatto una sorpresa perché ci è piaciuto tantissimo questo video in cui lui ha provato a raccontare questo percorso formativo che sta facendo con noi, di Elis. No, dove racconta tuffarsi in nuove sfide, creare il proprio futuro. E in questo caso dell'Innovation Bootcamp, creare il futuro eh, nel, parlando di co-innovazione tra corporate e startup. L'ho tanto citata Open Italy, quindi comincio a chiamare. Luciano De Propris, che è il direttore di Open Italy, quindi con lui ho il piacere di lavorare tua eh, l'attuazione manageriale, quindi insieme abbiamo pensato questo percorso che vede protagonisti i ragazzi. Ciao Luciano, buona serata. Ciao Vale, è sempre un piacere, buonasera a tutti. Allora, ospite di questo nuovo appuntamento eh, dedicato proprio all'approfondimento di un libro che eh, in Italia eh, sta, stanno leggendo in tanti, soprattutto gli appassionati di innovazione, è Massimo Temporelli. Quindi ringrazio per aver accettato il nostro invito e comincio a chiedere di salire su questo nostro palco digitale. Ciao Massimo. Ciao, piacere. È un grande piacere per noi averti, è la prima volta che sei con noi di Elis, hai accettato questo invito ecco, un po', un po' diverso dal solito. Io racconto un po' come eh, passeremo insieme quest'ora. Nella prima parte sarai tu a raccontarci questo libro e in realtà tutto quello che poi è, è nato con i tuoi podcast, quindi quello che è la tua esperienza, la diffusione che stai portando avanti nel nostro paese e non solo. In un secondo momento saranno i nostri ragazzi ad intervistarti, sia i ragazzi del bootcamp che abbiamo appena visto e anche un ragazzo del nostro master in risorse umane che dopo ti presenterò. Prima di lasciarti la parola, però, Luciano, anche tu: qual è, lo sai che ormai te lo chiedo sempre? E in questo caso è veramente importante perché Massimo è la prima volta che è con noi. Qual è il valore che vedi nella community di incontrare oggi Massimo eh, per Open Italy, ma in generale per le nostre community di Elis? Allora, eh, intanto sono molto contento di avere Massimo stasera con noi, l'ho stalkerato Massimo mi, mi scuserà, ma appunto ci teniamo particolarmente ad averlo con noi, no? Quindi eh, abbiamo fortunatamente degli amici comuni che appunto ci avevano eh, dato questo, creato questo, questo link. Anche per introdurre a Massimo un po' no? che cosa stiamo facendo. Noi abbiamo creato questa questo programma nasciamo da un consorzio di grandi aziende, ma anche da un centro di formazione che esiste ormai da più di 50 anni. No? Mettiamo insieme giovani talenti con grandi aziende. E in Open Italy abbiamo fatto un progetto sperimentale, cioè creare una community con più di 60 corporate quest'anno, che raccoglie ogni anno molte start-up e raccoglie giovani talenti per poi provare a fare progetti di co-innovazione insieme quindi sperimentare cose nuove, no? e che era un po' l'idea di, di partenza, molto focalizzato sul, su spingere l'ecosistema Italia dell'innovazione e quindi qua no, il, il tema della comunicazione, quanto è importante, tra virgolette, portare un pochino questo, questo layer di comunicazione un po' ovunque. E io te l'ho detto quando ci siamo sentiti al telefono. No? Quindi, eh, il libro l'ho letto, l'ho riletto, ma più che altro l'ho ascoltato con i bambini. Quindi, come per dire, i bambini mi chiedevano in macchina: papà, papà, risentiamo Massimo. Quindi, risentiamo, no? Eh, ti dico chi è il più votato. Quindi faccio subito uno spoiler a, a casa De Propris. Eh, il, il famoso cavo sottomarino che anch'io non sapevo. Eh, calcola che vengo dal mondo della, della ricerca e dal mondo della ricerca poi marina no? quindi passato dieci anni su, su una nave oceanografica non sapevo che appunto chi fosse eh, la prima persona che ha messo quel cavo sottomarino e, e quindi mi sono accorto dell'importanza dell tu hai scelto un format completamente disrappido quindi è eh, un format anche molto a pilla che appunto viene seguito da un bambino di otto anni a una persona... Eh, con grande esperienza che ti ascolta molto, quindi mi faceva piacere e ci faceva piacere. Noi abbiamo generato questa masterclass con 44 studenti che vengono un po' da tutta Italia per fare con loro 5 settimane parlando di innovazione e quindi ci faceva piacere ogni settimana introdurre anche un libro sull'innovazione e far intervistare loro le persone che poi l'hanno scritto. Quindi abbiamo avuto startup in azienda la prima settimana, la settimana scorsa abbiamo avuto Alberto Di Minin con il gioco degli opposti, quindi su storie di innovazione di aziende italiane e oggi abbiamo il piacere di avere te e poi la settimana prossima avremo Alfriend che ha scritto Innovare Davvero, quindi questo era un po' il modus che volevamo introdurre e, e con questo appunto ti chiederei un pochino di, di raccontarci un po' come nasce Fucking Genius e, e un po' il tuo ruolo proprio da divulgatore, no? Oh, oltre che mi ha affascinato con la bicicletta che no? va in giro, cioè, geniale. Quindi. quindi a te un po' la, la, la presentazione, devo dire che con noi ci sono anche tutta la... La parte della community di Elis, quindi anche tutti i manager corporate delle, delle tante aziende piuttosto che delle start-up, quindi abbiamo un pubblico che ci ascolta, che fa parte di questa community estesa, chiamiamo questa tri tribù dell'innovazione. Quindi, quindi, ti, ti da, lascerei a te la parola e se ci dai un po' un racconto di come nasce Fucking Genius e un po' anche quello che hai creato intorno a Fucking Genius. Grazie Luciano, grazie Valentina, e grazie soprattutto ai tuoi figli che insomma, mi rende orgoglioso il fatto che possa interessare alle nuove generazioni. Una cosa che in fondo vogliamo un po' tutti lasciare un segno nel, nel tempo: no? il fatto che già la, la prossima generazione, in realtà saltiamo già due perché io ho quasi 50 anni, vuol dire che non solo quelli di 25 anni, che potrebbe essere Valentina e i vostri studenti. Ma la generazione dopo eh, riesce in qualche modo, o io riesco in qualche modo a sintonizzarmi con loro, mi, fa davvero mi rende davvero felice. Cosa che so essere difficile, no? perché poi i linguaggi, le velocità, i registri cambiano così velocemente che anche se tu pensi di essere sempre giovane, in realtà invecchi. Detto ciò, sono pronto anche ad invecchiare, non mi spaventa. Però la scienza e la tecnologia e l'innovazione rimangono giovani, io cerco di, di raccontare questa gioventù, questa freschezza, questa energia presente in queste materie, non mi, occupi, no, non mi occupo di altro, io fondamentalmente sono, per quanto faccia tanto casino, alla fine parlo sempre di scienza e tecnologia, anche in bicicletta, eh, che sono le mie materie di, 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 di ormai di vita perché a meno che non ci sia una svolta finale della mia vita ormai è 25 anni, 26 anni che mi occupo di queste cose quindi direi che è stata una compagna di vita e sarà una compagna di vita importante per me allora che cos'è Fucking Genius perché eh, lo faccio perché soprattutto forse è interessante chiedersi perché sta avendo questo successo inaspettato allora io naturalmente non nasco con Fucking Genius perché Fucking Genius è nato nel 2017 io come dicevo Arrivo dal mondo della scienza. Nel senso che mi sono laureato in fisica nel 2000, dopo aver fatto un istituto tecnico, quindi già la tecnica per me faceva parte della mia vita perché i miei genitori erano artigiani e quindi ero indirizzato a fare quello nella vita. Poi. Per vari motivi, tra cui la disobbedienza, che è un, è un tema che mi piace, disobbedire alle regole per poi costruirne di nuove, non distruggere, giusto per distruggere, mi allontanò dalla mia famiglia, dalle mie tradizioni, me ne, andai, me ne venni a Milano. Eh, era, il 2000, era il 94 quando mi iscrissi a Fisica, eh, figurati se pensavo di tornare poi, sapete che io oltre a fare divulgazione sono un piccolo imprenditore della digital fabrication, che uso stampanti 3D, IoT, insomma sono tornato in bottega alla fine pur volendo scapparne, ma boh, comunque 94 me ne vado, vengo a Milano, mi allontano dal mondo dell'officina, della fabbrica, del workshop, del, dell'artigianato e mi iscrivo a Fisica. Mi scrivo fisica, sto per finire fisica, avrei dovuto fare ricercatore come quasi tutti vorrebbero fare, in realtà mi fermo e torno indietro. Studio storia della scienza. Eh, mi occupo per dieci anni eh, all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di eh, curatela, di collezioni storiche e scientifiche nel mondo della comunicazione, quindi telegrafo, telefono, radio, internet, quella roba lì. Eh, mi appassiono di questi temi, già lo ero, ma lì divento, io lo dico sempre: ho fatto dieci anni in un museo, in realtà ma è come se avessi fatto tre post-dottorati o tre dottorati, nel senso che eh, ho veramente studiato storia della scienza toccando la mano. cioè io curavo e, e, e restauravo le macchine di Guglielmo Marconi, i telegrafi di Morse, quindi è stata veramente un'esperienza un formativa che mi ha dato appunto tutta quella parte un po' più di storytelling, di ricerca storica, che magari fisica non ti dà, no? nel senso che è più tecnica, per quanto io avessi, una specifica vocazione alla, alla speculazione quasi filosofica rispetto alla fisica. Mi interessa poco il tecnicismo ingegneristico, mi interessa di più capire perché succede quel che succede. Sono più un uomo di domande che non un uomo di risposte. Detto ciò, la faccio breve. Anche lì, nel momento in cui avrei dovuto fare il salto di qualità e diventare, non so, direttore scientifico del museo, nessuno me l'avrebbe permesso, ma nella mia mente poteva essere, mi licenzio. Eh, altro, atto, altro atto di disobbedienza e vado a fare prima il consulente in azienda sull'innovazione proprio, sulla cultura e sull'innovazione in, in una grande azienda torinese con un grande imprenditore che è Marco Boglione anche lì però mi rendo conto che non faceva parte del mio DNA quello di stare sotto un bel un uomo un uomo intelligente e forte ma mi piaceva pensare di costruire un mio percorso Fondo De Fabra, che è la mia azienda, nel frattempo continuo a fare innovazione, eh, storytelling, scrivo libri, vado in televisione quando me lo permettono, anche se non è un medium che amo particolarmente, ogni tanto faccio radio, mh, conferenze e via dicendo. A un certo punto, tra le tante attività che facevo nel frattempo, facevo l'innovazione, mi si avvicina il mio editore eh, attuale di, di podcast. Tenete conto che il podcast piccola lezioncina ma veramente di 5 minuti e eh, non vi rubo più di... ma neanche 50 secondi di podcast poi vi dico perché fucking genius, ma il podcast nasce nel 2001 con eh, l'iPod, eh. alcuni dicono che l'acronimo di altro fondamentalmente è stato Steve Jobs a liberalizzare con questi dispositivi che all'epoca non erano connessi a internet, se non attraverso il cavo e il computer scaricavi la tua playlist e te la portavi in giro, forse non ve lo ricordate io sono più vecchio di voi All'inizio c'era cioè all Torrent, c'erano i Mule, c'erano tutti questi sistemi pirata della musica. Steve Jobs disse attenzione che qua sta scoppiando la bomba, ci sfugge un'occasione incredibile, portiamo l'editoria musicale, sembrava impossibile, eh, a pagamento a bassissimo costo, 0,99 al brano, tenete conto che all'epoca un, un, sì, un CD costava su 40, sulle 40.000 lire. Eh, stiamo parlando appunto del 2000 quando stava arrivando l'euro quindi 20 euro più o meno e lui diceva invece vendiamolo a 0,99 no? eh, che comunque era un prezzo più accessibile comunque alto perché oggi sappiamo addirittura che c'è stata una nuova rivoluzione che è quella della musica gratis oh. nascono i podcast in Italia non arrivano se non come riversamento delle pro dei programmi televisivi radiofonici scusate sulla piattaforma di iTunes eh, non c'era ancora Spotify, stiamo parlando del 2003, 2004, 2005 e via dicendo. A un certo punto incominciano a esplodere anche in Italia. Il primo in, in assoluto è stato ad avere un certo successo, è stato Veleno, eh, tra cronaca nera. E a un certo punto mi si avvicina un editore che io avevo conosciuto in un programma televisivo su Radio 2. Eh, un editore, Un'autrice un che è Michela, eh, Rossana De Michele, e mi dice: Massimo, noi stiamo lanciando una piattaforma che si chiama Storie Libere. Vorremmo degli autori definì, mi piace questa definizione militanti. Cioè, non ci interessa qualcuno che racconti qualcosa da distante, no? eh, Vogliamo qualcuno che, che viva questa cosa, e chi meglio di te, che appunto non sono un divulgatore scientifico tu curi io, perché mi occupo di innovazione, nel senso che fondo startup, ci vivo dentro l'innovazione, pedalo in bicicletta per andare a cercare la società, cioè, sono un uomo di fatica. Un operaio della cultura e dell'innovazione, mi piace definire, cioè un uomo muscolare dal punto di vista dell'approccio. E dice: vogliamo, vogliamo che tu ci porti la scienza e la tecnologia sul nostro eh, canale, sulla nostra piattaforma, che quello che, quello che vuoi fare, fallo. Decidi tu il titolo, l'approccio, ci fidiamo di te. Eh, rimugina che rimugina. A un certo punto mi ricordai che io nel 2011, adesso non lo trovo, proposi al mio editore, questo editore cartaceo, un titolo fucking genius, fu tutti geni, che non accettò era il 2011. E un editore serioso italiano che è oepli che comunque è serioso come tutti gli editori sai scrivere nero su bianco adesso quel libro c'è ma ha dovuto passare per le quel libro c'è non è oepli è HarperCollins però è dovuto passare da un giro strano un titolo così forte tanto è vero che anche gli americani ce lo censurano se io adesso provo su instagram a sponsorizzare fucking genius non me lo sponsorizzano perché è una parolaccia fucking genius così come fottuti geni quindi, provai nel 2011 a pubblicare il mio libro col nome Fottuti Geni, che non c'entrava con i grandi personaggi eh, del, dell'innovazione come, come sarebbero diventati, ma parlava di innovazione. A un certo punto, appunto, quando nella notte o nelle notti pensavo che cavolo fare con, con questo podcast, feci la cosa più banale della storia, e questo a volte mi dico: Ma perché tu ti cerchi tanto di essere originale? Alla fine basta scrivere delle biografie scritte bene e, e hai successo. E in effetti abbiamo preso, eh, ho proposto di fare, riscrivere, permettetemi, perché le biografie esistono da sempre di questi grandi geni, cioè, io studio sulle biografie di altri, non è che mi invento la storia di... ma con uno spirito che ancora non sapevo potesse esistere, perché non l'avevo mai fatto al microfono, molto entusiasta, appassionato, eh, incantato. Eh, se vuoi, fanciullesco, no? a volte quando scrivo questi testi, dico, cazzo, però ho 47 anni, non posso stupirmi che una matematica vinca il premio Nobel. Okay. e Invece, questo entusiasmo che comunque non è che è, è, è mestiere, mi viene, cioè io tutte le volte che prendo quei libri e le leggo, adesso sto, per, domani vado a registrare M.N.O.T.R., che è una matematica del Novecento, e cazzo, mi, mi stupisco che ci siano questi esseri umani così appassionati, così talentuosi, così capaci di fare fatica per i loro obiettivi a posteriore è facile dirlo, no? ma che combattono per le loro passioni, vanno avanti, si avventurano in percorsi audaci, bellissimo, una storia, tutte bellissime, quindi io cerco di trasferire quell'entusiasmo quasi del neofita, del ragazzino, che scopre questi personaggi, con un po' di base culturale, una laurea in fisica me la sono portata, dieci anni in un museo me lo sono fatti, che però scrivo di getto, no? cioè mi metto lì e dico, come, come vorrei sentirmi raccontare Albert Einstein o Newton o Galileo Galilei o Maria Montessori o la Montalcini, se non sapessi niente di questi personaggi. E mi viene abbastanza facile perché appunto non sono uno studioso, un accademico esperto di quel campo, quindi cerco di togliere tutto il, il di più, cerco di togliermi, mi viene da togliere tutto il di più e scrivere di getto quello che mi sembra pregnante per raccontare una storia. Questo è fucking genius. Siamo all'anno 3, 2017-2021, 3 e mezzo solo per farvi capire che cavolo è sta roba qua, a me arrivano tutti i giorni, tutti i giorni ve lo giuro, vi faccio vedere le mail, mail messaggi, linkedin messaggi di non, ma non tanto, ma che bello il podcast come giustamente hai fatto tu e i tuoi figli e già questo è un, è un, è un plus no? pensare che qualcuno apprezzi il tuo lavoro per me è fondamentale ma segni di svolta segni di svolta cioè persone che vogliono usare la loro vita Dopo aver ascoltato Fucking Genius, ah, vi leggo una persona giovanissima che ha, ha letto Fucking Genius come te e che mi ha scritto a 11 anni questo ragazzo e mi ha emozionato a leggere il suo messaggio. Mi ha emozionato un bambino di 11 anni che è più o meno l'età che ha la mia figlia più grande, ne ha, ne ha 9, quindi è ancora più piccolo, non ha la sua mail, ma che si prende la briga, di, di, io non lo farei mai, di scrivere all'autore del libro che ha appena letto. No? Poi passo ai podcast e mi scrive eh, argomento, eh, oggetto della mail lettera di complimenti eh, educatissimo buongiorno signor Massimo, sono un ragazzo di 11 anni che sta leggendo il suo libro Fucking Genius, le dico che questo libro è favoloso, libera i miei pensieri mi aiuta a trascorrere il tempo libero dopo la scuola e mi appassiona molto mi sono affezionato a questo libro quindi la vorrei ringraziare di questo libro stupendo, adesso mi viene da piangere ma pensare che un bambino di 11 anni che magari no, mh, ha sentito parlare di queste cose, ma tutti riuniti insieme con questa energia, un condensato della vita di questi geni, in qualche modo, che, che statisticamente poi si può misurare, proverà nella sua vita a fare qualcosa di geniale, che poi alla fine un po' tutti lo siamo, no? se, se scaviamo sotto la scorsa della nostra superficie, di tutte le nostre esperienze negative, abbiamo dei talenti. Ecco, quello che manca spesso a paesi come l'Italia, è la capacità statistica di supportare questi bambini, questi ragazzi, questi imprenditori che spesso spariscono perché nessuno gli dice di provarci, no? eh, a me stesso. Ultimo, persona che ascolta, questo era sabato, quindi l'altro ieri, non vi dico il nome, buongiorno dottor Temporelli che siamo più formali, mi sono appassionato al suo, suo podcast, fu tutti i geni che mi ha dato molti spunti ed, ed incoraggiamento ad intraprendere una nuova avventura imprenditoriale per questo mi farebbe invece un piacere avere tra i miei contatti in ogni caso ci teniamo a fare i complimenti per la passione e le competenze che la trasmette sui podcast cordialmente xxx un bambino che mi scrive 11 anni, che probabilmente farà lo scienziato da grande e un, 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 un immagino un manager un Disoccupato, che ne so, qualcosa che faceva qualcos'altro, che intraprende un, un percorso in, imprenditoriale a nulla di più no, ti può rendere felice. Non c'è niente di più importante di, del riscontro oggettivo di persone che decidono perché ti hanno ascoltato è anche una responsabilità di cambiare la propria vita, di provarci, di tentarci, di essere audaci, esattamente come questi personaggi. No? Quindi, fucking genius oggi è diventato qualcosa di più 1.300.000 persone negli ultimi tre anni hanno schiacciato play su questi episodi che è un numero che per la scienza e la tecnologia è incredibile eh, tanto è vero che poi HarperCollins che è l'editore cartaceo che poi ha deciso di comprarsi i diritti ne ha portato una versione cartacea in, in libreria che in realtà regala molto di più del, del podcast nel senso che Scrivere per essere ascoltati è diverso che scrivere per essere letti. Per, quando sei letto o quando devi farti leggere o far leggere le tue idee, i tuoi pensieri, puoi rallentare, puoi approfondire, puoi restare un po' più lì, puoi aprire incisi più lunghi. Quando, quando scrivi per essere ascoltato devi, devi scappare, devi andare, come, come, come sto facendo adesso. Poi adesso qui c'è anche il video, ma nella scrittura per l'ascolto la, l'ho imparato nel tempo. No, le virgole, le, le incisi, poi c'è chi è capace, eh? i grandi narratori. Io vado, vado veloce, vado, scorro veloce perché voglio arrivare al punto, voglio no? eh, convincere che questa roba sta succedendo, è successa e succederà ancora: che, che ci sono umani che cambiano il mondo e lo cambiano in modo veloce, repentino, incredibilmente inaspettato. Ecco, eh, quindi. Fatto genio è questa roba qua, io sono orgoglioso, e davvero lo dico, non, non è una frase fatta che sia capitato a me, poteva non capitarmi, non è che capita tutti i giorni di avere successo con qualcosa che si fa, nonostante ci si impegni da sempre, io un milione e mezzo, di, un milione e trecentomila persone con un libro non l'ho mai fatti, non l'ho fatto neanche con questo, l ho fatto gli ascolti, ma persone che mi scrivono tutti i giorni non mi è mai successo, quindi mi porto a casa questo risultato di cui sono orgoglioso e fiero e Non so come su succede tutto ciò, a volte mi dico con un modo, credo, lombardo, quando va quel tanto che basta, tu mia se no si guasta, dicono i saggi anziani, dicono quando va quel tanto che basta, non toccare se no si guasta. Anche io non vorrei andare lì ad analizzare come funziona il microfono, perché con la mia voce funziona, con quelle storie funziona, appunto No, no, non vai a toccare che poi dopo diventa complicato rimettere a posto tutto. Non so finché funzionerà. Ha funzionato, è successo e per me è successo vuol dire avere successo. Ho fatto succedere qualcosa. Fucking Genius oggi esiste: ha una faccia, è una piattaforma, la gente l'ascolta la e lo legge, lo legge. Vado avanti finché non mi sparano nel senso che adesso siamo alla ventiduesima puntata, ventitreesima puntata, arriveremo a 24, chiuderemo la quinta stagione se non mi sbaglio. La quarta, la quinta stagione e poi naturalmente se me lo permetterete, me lo permetteranno andiamo avanti con le prossime stagioni, intanto di genialità ce n'è quanta ne vogliamo nella storia e, e io mi diverto, è faticoso devo dire perché ogni mese buttare fuori un episodio vuol dire studiare e scrivere tanto, e, però ripeto, quando poi i messaggi sono questi è, è felicità pura. Ho Bene. spiegato cos'è Fucking Genius? Vi basta o vado avanti. Guarda, no, no, ti, io farei questo comincierei a chiamare i nostri ragazzi Dai. perché loro si sono letti il libro, si sono incuriositi, molti ti conoscevano, quindi hanno veramente tanta curiosità. Ragazzi, che devo dire? Che... quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Eh, adesso te lo facciamo dire, eh. passami, che devo dire anche qui c'è cioè un po una parola che li accomuna tutti, che è emozione, no? Sono con noi in diretta, ti, ti devono intervistare. Allora, prima di farti fare le domande, visto che tre vengono dall'innovation boot camp. Uno invece dal master in HR, ti facciamo dire chi sono. Quindi partirei un po' da Adriana. Ciao, buonasera. Eh, io sono Adriana Parlafante, ho 22 anni e attualmente studio economia e management a Milano, ma ho un background ingegneristico maturato al Politecnico di Torino. E mi appassiona il mondo dell'analisi dei dati per il valore che ne si può trarre, soprattutto in una data driven economy come quella in cui siamo attualmente. E come anche Paolo e Anastasia, adesso sto seguendo l'Innovation Bootcamp all'interno del progetto Open Italy di Elis Grazie, Adriano. ho allora, visto che lei hai introdotto, che, che, che preparazione, che... No? a livello altissimo. Ingegneri che studiano, brava, brava. Beh, allora, Anastasia e poi Paolo. Eccomi, buonasera, uh, sono molto felice di essere qui, io sono Anastasiana Materos, uh, un cognome strano perché è greco, sono nata e cresciuta in Italia però, e sono un ingegnere biomedico laureato al Politecnico di Torino e uh, ho intrapreso questa la carriera di ingegnere biomedico un po' perché lega le mie due grandi passioni che sono la medicina e la matematica e un po' perché sono una grandissima fan di Iron Man, quindi un po' <ride> mia, è stata una vocazione, diciamo. Non sono ancora sicura di quello che voglio fare nella mia carriera, so che voglio che sia nell'innovazione medica e vorrei farlo vedendo e girando il mondo come ha scritto di Darwin e di Jean Barret nel suo libro, quindi spero di farlo. Dammi pure del tuo, diamoci del tuo, se no mi fai sentire vecchio. Siamo tutti tra giovani, Paolo... Sono in Mute. Che bello, te l'ho potuto dire anche questa sera. Massimo. Noi io e Luciano stiamo Luciano... facendo tanti eventi dalla pandemia. Sono e... In mute, e poi mi ha detto: eh, No, stavo dicendo, concordo sulla cosa, che siamo tutti giovani, quindi <ride> <ride> vai, Paolo. Ciao, piacere, Massimo. Io sono Paolo, ho 25 anni quasi, e vengo da Brescia. Ho una magistrale in international business e ho avuto la fortuna durante il mio percorso accademico di studiare in Francia e Germania. E di fare un percorso di volontariato in Austria. Adesso sono un copywriter freelance e sono appassionato, tra, tra le altre cose, ovviamente, di innovazione, eh, di marketing, di psicologia e di investimenti. Ammazza, bravi. Allora, loro tre dal mondo Bootcamp e poi uno che ha la mia stessa passione per le risorse umane, Gabriele. Buonasera, buonasera Valentina, buonasera Massimo. Io sono Gabriele, ho 28 anni, sono laureato in giurisprudenza e ho un master in scienze bancarie, ma è solo durante le mie esperienze lavorative che ho capito quanto sia importante saper gestire il capitale umano. Quindi insieme ad altri 16 ragazzi sto vivendo un percorso che si chiama HR Academy, che comprende la, mh, la comprensione delle logiche di un'impresa. E uh, anche dei laboratori HR, in modo da poter acquisire questo sapere di poter uh, gestire il capitale umano e di poter fare un giorno la differenza in un'azienda. Tutte cose eh, giuste, bravi. Poi, Massimo, adesso le risorse umane hanno da fare con queste organizzazioni che sono nelle case di tutti, quindi sono sparse. Sì, sì, sì. Allora, partiamo alle eh, passiamo alle domande per te. E direi che seguiamo lo stesso giro, quindi Adriana, se ti va di condividere la tua prima domanda. Uh, certo, allora, uh, sia nel libro, ma soprattutto nell'immaginario collettivo, uh, quella del genio è una figura un po' incompresa e diciamo distruttiva del contesto del tempo. Quindi, come vedi, il genio in chiave attuale uh, in un contesto come quello attuale appunto della co-innovazione, in cui mh, forse i principali ingredienti sono proprio il lavoro di team, il dialogo e la comprensione e mh, io ho pensato per esempio al, al progetto di Elon Musk e eh, la collaborazione tra SpaceX e, e la NASA e mi ha fatto pensare un, a un esempio di coinnovazione eh, che forse potrebbe mh, far cambiare il, il, il paradigma che c'è riguardo al preconcetto di genio incompreso e isolato, ma comunque è, è comunque un personaggio acclamato sì dalle folle ma che ancora viene reputato delle volte folle. Doppiamente folle, sì, folle che lo acclamano e folle nella percezione. Bella domanda eh, e mi permette di dire una cosa a cui tengo tantissimo ma che non va tanto di moda. Eh, io ho dedicato un intero libro appunto alle figure degli innovatori prima di questo, di come sono cambiati nel tempo e se è vero che c'è un approccio diverso ogni epoca, ogni rivoluzione industriale, quello che caratterizza tutti i grandi geni, tutte le grandi donne, gli uomini che hanno fatto la differenza nella storia è che erano connessi, connessi con gli ecosistemi in cui vivevano, eh, aperti alla collaborazione, più o meno dichiarata. È chiaro che ci sono stati dei momenti tipo gli inventori alla Edison del fine Ottocento, che sono Marconi, Bell, Lumière, vengono celebrati come uomini isolati, no? grandi geni che a Bologna da soli, nella villa Grifone, o Edison, ragazzino povero che dal nulla. Se tu poi vai a leggere bene la loro biografia, che io cerco poi di trasferire sui miei, sui miei racconti o sui miei libri, è che vivevano in un ambiente super ricco culturalmente, da che quell'ambiente hanno drenato tutto quello che potevano drenare. Quindi il falso mito, lo dico spesso nei podcast, dell'inventore isolato, dell'inventore randagio, cattivo o, o mh, assetato di... è un po', è un po da smitizzare. Sicuramente c'è tanta fame da parte di queste persone, spesso escono da, da, da situazioni complesse familiari, complesse socialmente, molti di loro sono stati bullizzati, molti di loro sono stati abbandonati dalle famiglie, altri meno. Eh, spesso, adesso penso a Emmy Neuter, che è l'ultima che sto studiando, che è una donna grandiosa del Novecento, era una donna. Che studia nel fine dell'ottocento e poi si forma definitivamente nei primi del novecento. Non veniva ammessa all'università, doveva suonare il piano e cucire il tamburello per il marito, nell'idea dei genitori. Quindi questa fame di emerge. Però poi, se vai a leggere, si connetteva, scriveva con Hilbert Einstein, eh, così come Elon Musk eh, è andato in America dal, dal, dal Sudafrica, passando dal Canada, perché là sapeva che avrebbe trovato il terreno fertile per germogliare. Quindi. Ovunque tu vada a vedere nella storia dell'innovazione, quando troverai un genio, troverai anche un contesto dentro il quale quel genio si è sviluppato. Eh, non esiste il viceversa, non esiste il genio isolato, non esiste da nessuna parte, mai, anche se sembra isolato, come Albert Einstein che nel 1905 scrive quei tre articoli, dice cavolo, era chiuso nell'ufficio brevetti, ma era laureato in fisica, aveva un sacco di amici che facevano la ricerca, leggeva gli articoli, si, con si, si confrontava con essi, con i grandi ricercatori, con i grandi... Quindi sicuramente ecco, se c'è da dire se dovessi andare poi ancora di più nel profondità, è una giusta distanza. Eh? È quella capacità di andare oltre il contesto, di sapere leggere nel contesto, ma poi anche andare oltre. E solo i grandi uomini e le grandi donne riescono a prendere quello che serve dal contesto e andare oltre il contesto, no? dal noto all'ignoto, dal possibile all'impossibile. Elon Musk è l'apoteosi di, di questo processo, no? dice alla NASA ti insegno a, a far atterrare i missili sulla Terra eh, oppure dice alle, alle aziende automotive dobbiamo fare le macchine elettriche oppure dice ai neuroscienziati si può connettere il cervello alle macchine cose che fino a poco tempo fa sembravano impossibili e lui le trasforma impossibili ma parte dagli studi già esistenti non è che parte da zero se voi andate a vedere nel team di tutte le aziende di Elon Musk cioè dentro i meglio bomber i migliori del campo in quelle materie li assume e no People first, che diceva? Ho visto indietro da qualche parte. La prima cosa sono le persone, ecco, ma Valentina. Eh, Bill Gates diceva, qual è il segreto di Microsoft quando funzionava e faceva i miliardi? People, people, people. Quindi i percorsi delle persone passano attraverso l'arricchimento che queste persone hanno eh, dentro la loro epoca. Purtroppo, soprattutto in Italia, c'è l'idea, e ci piace un po', ci piace un po', No? che invece c'è il genio isolato che viene fregato dalle corporation, dalle multinazionali, Meucci che è stato fregato, quell'altro che ha inventato e poi è arrivato la Philips gli ha rubato la lampada, non è vero. I, i, ci sono i contesti, Olivetti ha inventato il computer prima degli altri, non è vero. Ci sono i contesti dove l'innovazione può avvenire. Poi ci sono, chiaro, geni come i, 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 eh, Olivetti, geni come Cruto, geni come Meucci. Ma che se non hanno funzionato è perché non hanno trovato il contesto dove svilupparsi. Quindi di chi è la colpa? È del contesto. E, e, e l'unica cosa che noi possiamo fare come italiani è migliorare il contesto con azioni come quelle che stanno facendo questa sera, quelli di Elis piuttosto che quelli di eh, come si chiama? Eh, digital, eh, Italia Digital o come non mi ricordo più come si chiama, creando quell'ecosistema di connessioni per cui quando uno ha una buona idea eh, emerge. Ed è, è, la, è la responsabilità di noi adulti rispetto ai più giovani. Creare le condizioni finché qualcuno germogli. Eh, ad oggi abbiamo sempre asfaltato il terreno su cui si poteva eh, far crescere i giovani talenti, no? non tutti i giovani, non tutti i, i ragazzi sono talentuosi, ma chi c'è in Italia spesso trova l'asfalto. Ecco, io con questa roba qua, piccolissimissimissimo, ho creato un orticello dove, se per caso qualcuno ci capita sopra, dice ah cazzo. Ma quindi fare scienze e tecnologia è figo, è avventuroso, è cool. Aspetta un po' che studio matematica in modo nuovo, aspetta, che, che mi ascolto anche la Ecco, quindi un piccolo giardinetto di, eh, rigogli, di rigoglioso talento si può trovare. Però c'è da lavorare, Madonna, ragazzi, quanto c'è da lavorare a, eh, tutti quanti. Vai. Bene, grazie Massimo, Vai. passiamo a Anastasia, seguiamo grazie, lo stesso eh, giro. Grazie, grazie Adriana. Eccomi. Allora, io volevo chiederti, nell'introduzione, proprio all'inizio del libro, uh, dici che ci sono otto regole del, dell'innovatore perfetto e che nessuno dei geni che sono presenti all'interno del, del libro uh, li ha, le ha tutte otto. Io volevo chiederti quali sono invece le tre caratteristiche, queste tre, tre di queste regole che sono imprescindibili e che le hanno tutti. Bella domanda. Allora, leggiamo le, le regole che sono così, ma ce ne sono altre mille che mi vengono in mente, però diciamo che sono quelle su cui ragiono spesso. L'innovatore giovane, o il, il grande innovatore, la persona, il genio, che è una parola che non amo, ma insomma, no, non è isolato, vive il contesto, l'abbiamo già detto, esplora e commette errori, è appassionato e si diverte, è caparbio, è multidisciplinare mi sembra la descrizione di qualcuno dei vostri colleghi che prima diceva che eh, forse Gabriele che no, connetteva varie, conne varie discipline, è bandiera dell'autodeterminazione e ama la competizione. Allora io ti direi tutte sono importanti, però se proprio devo dire appassionato mh, caparbio, anzi prima caparbio, poi appassionato. E poi esploratore, capacità di commettere errori. Guarda, vedi che non c'è neanche una hard skill, eh, come le chiamano quelli che parlano bene, non ce ne frega niente di essere bravi in qualcosa. È, è voler pensare di essere bravi in qualcosa. Io ripeto, non è possibile che io sia diventato un bravo di vulgo, cioè è, Io una volta scrissi sui miei social, su Instagram credo, un post dove. Eh, dicevo che conta di più il come che, che il cosa e il perché alcuni si focalizzano sul perché no le purpose. è il come facciamo le cose è la nostra impronta umana che, che diamo alle cose che cambia no allora sono tutte le soft skill che contano poi è chiaro che devi studiare qualcosa altrimenti mi fa ridere qualcuno mi viene a chiedere ma come si fa a diventare massimo temporaneo sono uno sfigato quindi la sta sta ma è a secondare quello che ti piace fare, come ti piace farlo. Quindi a, a me piaceva fare il multidisciplinare, che faceva un po' l'imprenditore male, lo storyteller, l'ho fatto come sapevo farlo, come mi veniva da farlo, ho rispettato il mio istinto naturale. Quindi questa roba qua, di, eh, naturalmente se rispetti il tuo istinto naturale non puoi aspettarti di essere apprezzato da subito perché il mondo magari ti chiede qualcos'altro, un messaggio più semplice, una direzione più chiara. Eh, quindi devi essere caparbio, devi sapere che se segui quell'istinto che non ha mai seguito nessun altro, che è unico, come ognuno di noi ha l'iride diversa, un'impronta digitale diversa, commetterai degli errori perché nessuno ha mai fatto quella strada. Quindi ti servirà resistenza fisica, ti servirà un buon rapporto con gli errori e ti servirà quella cosa che si chiama passione, che è una cosa fondamentale per, per trainare tutti i giorni il tuo corpo verso nuove, nuove mete. Grazie Massimo. Paolo? La mia domanda deriva un po' da deformazione professionale, infatti un episodio che mi è piaciuto tantissimo è stato quello della lettera di promozione di Leonardo da Vinci a Ludovico Moro e quindi mi ha fatto pensare a come eh, sia davvero importante per un genio essere in grado di comunicare il valore delle proprie soluzioni per essere riconosciuto come genio, ma vorrei sapere qual è la tua opinione in merito. Soprattutto nel 2021, secondo te quanto è importante la capacità di comunicare e il carisma personale per uh, un aspirante genio? A chi un po' è genio è veramente una parola complessa, però ripeto: è un titolo, è il titolo del mio podcast. Però, quel fottu, fottuto, quel fucking lo, lo volevo smorzare un po', no? Fottuti geni. Allora, il fatto che, appunto, devi essere te stesso, che non vuol dire nulla, ma vuol dire ascoltati, piaciti, autodeterminati, decidi tu cosa fare, impegnati con tutte le tue forze affinché ti venga riconosciuto quella capacità di fare te stesso che a volte non è accettato dagli altri. Eh, una volta che avrai fatto questo non è sufficiente, devi anche saper raccontare te stesso. Eh, devi saper utilizzare tutti gli strumenti della comunicazione che oggi sono immensi, cioè, non so, basta solo scegliere. Abbiamo 18.000 piattaforme, di, abbiamo fotografia, musica, suoni, possiamo fare qualunque roba. Eh, è fondamentale sapersi raccontare. Eh, quello che tu dicevi di, magari gli altri non hanno letto il libro, non hanno ascoltato, di Leonardo da Vinci è un esempio bellissimo che tra l'altro alcuni confondono per van vanità, no? Dicevano, ma sapersi raccontare, mostrarsi sui social vuol dire essere vanitosi e arroganti e presuntuosi, secondo me è proprio il contrario, eh, mi spiego. È chiaro che se tu giri solo la telecamera verso te stesso e dici "Ah, quanto sono bello, guardate che sorriso, guardate che seno, guardate che sedere, guardate che addominali", boh, porti poco valore agli altri. Se racconti la tua vita e ti metti in gioco tutti i giorni raccontando le tue passioni eh, e poi ti esponi agli altri, naturalmente eh, le critiche sono all'ordine del giorno, non vi dico quante ne ricevo e sono un micro 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 umano rispetto a, a chi è molto più grosso e a messaggi molto più grossi dei miei. Però eh, il, nel caso di Leonardo da Vinci, e, e credo nei social, pur non assecondando tutto quello che gli altri ti chiedono, tu devi avere, e lo dicevano anche Juliet Packard quando hanno fondato, è il mercato che definisce il tuo lavoro, se lo fai bene o male. Noi non siamo artisti sfigati che vogliono no, eh, combattere il proprio malessere pubblicano, noi siamo professionisti. Io sono un professionista per quanto a accalorato, romantico, ma alla fine io devo staccare una fattura a qualcuno dicendo questo libro vale così, questo mio speech vale così, questo marel vale cos'ha, eh, questo mio racconto vale cos'ha. Il mercato è quello che mi chiama per lavorare e, e esattamente come Leonardo da Vinci, questo per i ragazzi giovani è fondamentale sentirlo, piegarsi empaticamente, rispettando se stessi, nella relazione con l'altro è una cosa che tipicamente nessuno vuole fare. Ah, diciamo, ma no, io sono un genio incompreso. Cavolo! Il genio compreso non esiste, se è incompreso, non è un genio, perché abbiamo detto che è dentro il contesto. deve uscire dal contesto per proporre qualcosa di nuovo, ma che gli altri poi capiscano. Perché se tu muori povero, qualcosa nel rapporto tra te e il contesto, tra te e il mercato, non va. Leonardo da Vinci, Edison, Bill Gates, Steve Jobs, Marie Curie eh, in qualche modo ottengono il successo durante la loro epoca. E muoiono, magari non ricchissimi, ma uomini e donne di successo. Perché? Perché sanno comunicare le loro passioni, perché sanno trascinare gli umani dalla loro parte. Ecco, nella lettera che Leonardo da Vinci mandò nel 1482, di cui noi abbiamo solo una bozza preparatoria, a Ludovico il Moro, si legge questa sua capacità ruffiana di convincere il mercato, che in quel caso è un signore, eh, un regnante di Milano, ad assumerlo. Lui non sapeva nulla di quello che diceva di saper fare, non, sapeva, non aveva mai costruito bombe, non aveva mai costruito catapulte, non aveva mai costruito. perché a Firenze non si facevano queste cose, comunque non le faceva lui nella bottega del Verrocchio. Però mostra che capisce il mercato del lavoro a cui si riferisce e piega le sue innumerevoli capacità verso quell'ambito. Poi non farà nulla di tutto questo, tranne qualche disegno, non ma non fece mai nulla per, per, né per. Eh, Ludovico Lo Sforza né per eh, Cesare Borgia eh, di realmente importante per la guerra, fece festoni, qualche opera d'arte incompleta, il saggio di corte, ma intanto si era fatto assumere. Aveva scritto un CV preciso per quello. Quel. E questa roba, qua dicevo, è un, è un atto di umiltà perché non è che dici Io sono Leonardo da Vinci. Io sono Leonardo da Vinci in relazione a te, e quindi cambio in funzione di chi ho davanti, e questo vuol dire che io non sono nessuno se non in funzione di chi mi... Di, è l'altro che mi definisce, no? Invece quante volte avete sentito parlare grandi personaggi, e eh, anche colti, che, che parlano davanti a un bambino, a un, a un adulto, al Presidente della Repubblica, a Giovanni, a Luigi, a, a, a Francesca, eh, e sono sempre gli stessi, monolitici. Io la penso così, io sono questo. Allora, imparare da Leonardo da Vinci da quel curriculum, quella lettera che lui mandò a... a, a, a vuol dire prendersi a carico quello che viene chiamata empatia, che è diversa dalla simpatia. La simpatia ci viene naturale. L'empatia vuol dire provare a metterci nell'altro e dire chi è che ho davanti. O Ludovico il Moro. Chi è Lodovico il Moro? È il figlio di Francesco Sforza. Chi è Francesco Sforza? Il più grande condottiero che Milano ha avuto, o l'Italia ha avuto negli ultimi anni. Che cosa gli propongo? Armi da guerra, perché è una famiglia di, 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 di condottieri. Quindi tutte queste robe qua, naturalmente non è che dobbiamo tutti i giorni reinventarci, ma avere un occhio di riguardo all'altro anche nella nostra professione, anche se siamo dei geni come Leonardo da Vinci, è importante. E credo che questo lato che hai colto di Leonardo sia uno dei temi importanti del XXI secolo, dove noi dobbiamo in qualche modo comunicare agli altri chi siamo e cosa possiamo fare per gli altri, che valore possiamo portare agli altri. Grazie, grazie Massimo. Allora, visto che le abbiamo tanto cita citate persone, 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 Gabriele, qual è la tua domanda? La mia domanda si collega direttamente al discorso di Leonardo, eh, perché mh, lui ci insegna che l'emergere del genio è il risultato dell'incontro tra contesto e personalità, mentre in un altro capitolo Einstein ci dice che la crisi può essere anche un'opportunità, anzi porta al progresso. Quindi secondo te, Massimo, come dovrà essere nel mondo del lavoro italiano post coronavirus l'ambiente aziendale adatto per fare innovazione e per farsi portavoce del cambiamento? Eh, vai, riprendo le regole, deve essere audace, soprattutto in questo periodo, deve essere multidisciplinare, dobbiamo essere caparbi, dobbiamo essere autodeterminanti, dobbiamo avere una buona relazione con gli errori, dobbiamo assumere i giovani, non tutti per forza. Ma sono i giovani portatori sani delle idee. Io, per quanto mi senta giovane figo, a 48 anni è molto, ma molto difficile che abbia, anzi, impossibile, ve lo dico già, che manca da giovane, ho avuto le idee disruptive. Che io abbia un'idea disruptive, cioè di quelle che, dal contesto, vanno fuori e reinventano le regole del gioco. Quelle robe lì lo fanno i ragazzi di 14, 18, 22, 25, 28 e poi comincia a scendere di probabilità. C'è un picco proprio sui 25. Quindi se avete 25 anni siete al massimo della vostra capacità di generare idee. Questo non vuol dire che siete i più bravi del mondo, ma della vostra vita non tornerete mai ad avere un cervello così fluido e liquido come oggi, soprattutto nel mondo dell'innovazione scientifica e tecnologica. Questo non vuol dire che io non possa avere una buona idea. Io tutti i giorni ho delle buone idee, eh, ma non, se io avessi, eh, se io prendessi e, e l'ho fatto, perché comunque sono uscito. Da una situazione difficile familiare, l'artigiano. Mi sono messo lì: ho studiato fisica per 5 anni. Nell'epoca me lo ricordo, dai 20, 25 anni, dai 19, 24 anni. Io ho sentito il mio cervello germogliare. Ed è un peccato che quell'energia non venga messa a disposizione del sistema. Perché i giovani, tra i 20 e i 30 anni, vengono messi in parcheggio fino a che non diventano abbastanza vecchi per non avere più idee nuove e messi, e messi a fare i manager nelle aziende. Quel lasso di tempo. 20-20-30 anni, che è un periodo cerebralmente celebralmente importantissimo, dove le idee vengono fornite vecchie al cervello come input e output delle idee nuove, noi non lo sfruttiamo nelle aziende ed è un peccato. Quindi, il, cosa devono fare le aziende? Assumere giovani bravi, far competere i giovani, and, andare sulla multidisciplinarità essere audaci, sposare delle esplorazioni che portano anche degli errori, delle ricerche che portano degli errori, ma che statisticamente, è, e quindi fare esattamente quello che farebbe un innovatore no? in quelle regole, però applicato ai contesti, quindi ci vuole un, dicio, degli HR manager che sappiano gestire e governare questi processi complessi, che sono processi collettivi, quindi non puoi andare a vedere il cazzo quando... Se guardo alcuni char manager o comunque alcune aziende che gestiscono la complessità dell'azienda come se fosse una cosa di somma degli elementi non è somma degli elementi è somma delle relazioni e le relazioni sono molte di più degli elementi diceva Aristotele no? quindi voi secondo me le char manager o le char designer nel futuro dovrà più guardare ai sistemi complessi che non ai sistemi riduzionistici dove contano più le relazioni che non i singoli se tu gestisci questa roba qua come un'orchestra e te ne freghi del singolo, questo non vuol dire che non lo devi rispettare, o, o non, ma ascolti la sinfonia che esce da tutte queste voci, secondo me fai un lavoro che dovrebbe essere fatto nei prossimi anni. Eh, che ha a che fare con gli ecosistemi, con le piattaforme, con le community, con le differenze, con la diversity, con, eh, con la connettività. E sono tutti temi nuovi per noi umani, che però dobbiamo scoprire per gestire bene questo nuovo. Eh, ostacolo che abbiamo trovato sulla nostra strada che è una scusa perché la crisi, ragazzi, c'era prima che arrivasse il coronavirus. Adesso non diamo colpa a un piccolo virus che ci ha rotto le palle per tanto tempo, ha fatto dei danni importanti, ma noi in Europa la crisi ce l'abbiamo, dal, ve lo dico, dal 1850, dal 1850, noi abbiamo cominciato a fare così e gli Stati Uniti d'America hanno cominciato a fare così. Andate a vedere tutte le grandi innovazioni degli ultimi anni arrivano dagli Stati Uniti d'America e poi, e poi no, non solo, noi ci siamo neanche presi la briga di tenere quello che avevamo, l'abbiamo delegato ai paesi più poveri, in particolare la Cina che adesso è diventata più ricca. Quindi adesso da una parte abbiamo questi qua che sono degli innovatori nati dal 1850, di qua abbiamo la Cina che ha copiato o ha imparato tutto quello che poteva imparare con noi, di, da noi sulla manifattura e noi non sappiamo che cosa fare. Eh, eh, L'unico modo è rimborcarci le maniche e metterci al lavoro a prescindere dal covid ripeto la crisi dell'europa e dell'italia arriva dal 1850 burocrazia lentezza anzianità demografia e tasso di natalità bassissimo pochissimi imprenditori tantissime aziende farraginose ecco eh, sono questi problemi che dobbiamo affrontare e anche abbastanza velocemente quindi alle aziende, così come alle scuole, così come agli individui, agli stati e ai politici e ai governi spetta questa cosa che mi chiedevi tu, tirare fuori queste regole e impegnarsi tutti i giorni a rispettarle con tutti i limiti che abbiamo, eh. Bella sfida. Però, ce, no. ce la facciamo, ce la facciamo, <ride> ce la stiamo già facendo. Pache, che cambiano, bravo. visto che le parole fanno, costruiscono la nostra realtà, diciamocela così, Massimo. Veramente ci hai dato tantissimi spunti e integriamo un po'. Non so, Luciano, se tu avevi una domanda finale prima di far vedere il Take away. Gabriele ha voluto scegliere alcune delle tue frasi del libro e tra poco te le mostriamo. Però volevo capire, Bene. Luciano. Guarda, Massimo, una cosa. Stra interessante oltre appunto a, ad averti ascoltato con, a, con grande piacere, e credo che ogni leggendo le storie: no? tu prima hai citato un bambino, hai citato un imprenditore. no Per me, l'effetto che avviene nella testa è che ti fa scattare in mente delle sinapsi. No? Quindi ascoltare più storie diverse, no? diciamo ah, ma cacchio, qua potevo far questo, no? ma qua possiamo far quello. Quindi credo che questo sia un po' la cosa, noi lo volevamo dare come stimolo perché ci piace molto il fatto di definirci anche noi no, una, una grande officina, no? una grande officina dove dobbiamo scaricare a terra progetti, cioè noi su questo programma, questo progetto che nasce con Open Italy è fare fare fare, cioè facciamo e, e capiamo e impariamo appunto da, dagli errori eventualmente, no? però dobbiamo fare. Quindi visto che c'è una community che, che ti ascolta no, tra manager corporate, startup, talenti, perché poi proviamo a fare dei team per lavorare su questo, io molte volte vedo che forse c'è un po' di quasi paura, no? quindi di no, paura nello sbaglio, da noi c'è tanto, no? quindi specie quando tocchi qualche grande azienda, no? quindi eh, è difficile. Invece il fatto di stimolare... Eh, persone a provare a fare cose e provare con quel cambio di visione, no? Io per dire nelle famose storie ho tanti appunti scarabocchiati, no? Perché poi no, l'ho sentito sul podcast, uh, diciamo cioè il libro digitale, cioè il libro fisico, no? Mi piace scarabocchiarci sopra, no? Galileo che prende il uh, cannocchiale, guarda, no, le stelle e ci fa un'altra cosa, cioè. È, è disruptive, cioè ha preso uno strumento e ci ha fatto un'altra cosa, però devi cambiare la visione, no? cambiare molte volte il punto di vista. Ecco, vedo che molte volte noi siamo molto statici in un paese che invece ha bisogno di, di fare, di correre. Mi è piaciuto molto un po' anche la tua attività da start -upper, no? quindi. Siamo capitati in un evento insieme dove parlavamo della famosa valvola di, di Sinnova su Decathlon, no? Cioè ritornare in quella velocità di un artigiano, di un innovatore che prende il problema e dice, ragazzi, ma torniamo qua, rimontiamo, connessioni, no? Chi è che può stampare questo progetto? No? Nel giro di sei mesi, per me quella cosa è devastante. Cioè, abbiamo una forza in questo momento che non abbiamo mai avuto nel corso della storia per me. Perché abbiamo degli strumenti inenarrabili, dobbiamo tornare però ad avere quella capacità artigianale, cioè di proprio girarci le maniche e fare spostando la visione. Quindi volevo proprio uno stimolo, se dovessi dare un consiglio a questi team, no, tra grandi aziende, start-up e giovani talenti, su come poter fare questa cosa qua. Beh, qualcuno prima lo chiamava, gli ha dato un nome, questa Open Innovation, qualcuno ha detto si occupa di start-up in azienda, non ricordo più eh, come, perché se ne è parlato, però è eh, la cosa bella è che poi mh, gli strumenti evolvono, no? una volta per fare innovazione dovevi aprire un centro di ricerca, prendere un direttore scientifico, metterti lì, oggi li, neanche li compri sul mercato, li trovi nel mercato dell'open innovation li paghi poco, bisogna essere sinceri nel senso una volta ti costava affitto, adesso ci sono già le start up ci sono già i ragazzi giovani che hanno le idee, che hanno già il fuoco negli occhi quell'audacia di cui parlavo prima ecco, bisogna solo fare il link, e credo che voi lo facciate se ho capito bene, cioè tra il mondo delle aziende che è giusto che siano così, e sono io faccio sempre la metafora dell'azienda organismo vivente, l'azienda è un organismo vivente che evolve, i cui elementi anche se si rinnovano, è, è sono le relazioni che invecchiano. Io lo, lo dico sempre osservando i, 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 i formicai. Voi prendete un formicaio giovane che è appena nato, che è un superorganismo, eh, e accendetegli un fuoco vicino, si comporterà in un modo. Poi prendete un formicaio, lo stesso formicaio, vent'anni dopo, quindici anni dopo, non so quanto viva un formicaio, dieci anni dopo, gli elementi che ci sono dentro sono tutti cambiati, quindi è, è giovane, cioè le formiche ogni tot mesi, ogni tot settimana cambiano. Così uno dice: Ma cavolo, ma anche l'azienda no? si rinnova, assumono nuove persone, ma le regole che ci sono scritte dentro l'azienda sono vecchie, ma questo è un bene, è un'azienda esperta. Come fai a cambiare? Metti dentro delle cellule staminali, metti delle, delle cellule nuove che arrivano da fuori, che non sanno le regole, che le rompono, che le distruggono. E questa roba qua oggi non costa neanche più, non è che devi crearla tu, tu puoi andare in un contesto di open innovation, prenderti una startup e dice, ti metti accanto alla mia, al mio marketing e mi fai vedere come si fa sui social, mi... Naturalmente da parte dell'azienda e dei professionisti che lavorano dentro l'azienda ci vuole la capacità di assorbire queste informazioni, di recepirle, non di ostacolarle. No? Quindi c'è tutto un tema di persone reskilling, eh, reverse mentoring oh, cazzo, ma come dici? Cioè, io sono responsabile marketing di una multinazionale, ho 60 anni, verrà mica un ragazzino di 16 anni a insegnarmi? Sì, viene un ragazzino di 16 anni a insegnarti a fare marketing sui social, perché se non lo sa fare lui, tu non lo sai fare di sicuro, che non hai TikTok, che non hai Clubhouse, che non hai eh, Telegram, che non ha, no? Eppure c'è cioè, questa, no? Ecco, allora, ci sono gli strumenti, sono difficili perché ti devi mettere in discussione, devi... Ascoltare linguaggi che non conosci, quindi tutto un casino da fare, però se la fa quindi se devo dirlo, ragà, se non lo facciamo adesso. Hai ragione, tu, ci sono gli strumenti incredibili, l'open innovation, non se costa niente. Vai a fare. Un, sei una grande azienda, hai fatturati stellari. Vai in un contest di start-up, ascolti un ragazzino sveglio, ventenne, che sta facendo l'ingegneria. Intanto sta facendo le app o un servizio di intelligenza artificiale, e dice: Senti, sai che c'è? Io non ti assumo. Però vieni, c'è uno spazio in azienda, tra l'altro adesso siamo pieni di spazi vuoti, c'è uno spazio in azienda, ti do l'affitto gratis e mi fai ascoltare che cazzo dici tutti i giorni. E se mi interessa lo vendiamo insieme al mio mercato. Ma perché non lo facciamo? Perché non siamo pronti culturalmente? Non perché no perché non ci sono gli spazi, perché non ci sono le start-up e viceversa, le start-up invece di fare disruptive e andare contro tutto e contro tutti approfittate di queste situazioni andate là dove ci sono i soldi che è tipicamente dove ci sono le aziende no? che hanno mercati floridi o comunque mercati, che magari all'inizio una startup non ha, quindi è nell'unione che nasce la ricchezza, no? quindi le start-up non facciano, ne ho conosciuti tanti i rivoluzionari contro le, le, le multinazionali e viceversa le multinazionali non facciano gli schizzinosi verso i giovani startup. uniamoci e lavoriamo per conquistare quote di mercato verso eh, competitor che come conoscete come detto la cina israele il nord europa l'america sono affamatissimi ferocissimi, e noi siamo qua a fare questioni di principio su No? Su, su cose che la burocrazia chi paga l'equity le, le bisogna armarci e partire fare 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 avete ragione fare 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 e poi magari strutturare nel frattempo un po di ricerca azione la chiamano quelli bravi no? fare azione 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 e nel frattempo cercare di mettere cioè, chiudo con una citazione colta Pirandello diceva non si può vivere mentre si pensa non si può pensare mentre si vive allora, ci sono dei momenti in cui serve agire e quindi vivere e ci sono momenti in cui si deve pensare e quindi strutturare avere un percorso quelli che pensano che basta mi stanno sulle palle scusatemi sono stufo a 48 anni di sentire grandi professoroni che pontificano e non hanno mai fatto nulla viceversa chi agisce e io spesso sono uno così senza pensare rischia poi di non strutturare quindi fare 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 ogni tanto fermare rispetto a cosa ho fatto perché l'ho fatto dove ho sbagliato perché ho facendo così ho sbagliato e a volte, magari, nella stessa persona per, dire, per rispondere a un vostro collega che diceva: Ma non c'è un innovatore che ha tutto. Eh, eh, non, eh, noi umani siamo pieni di difetti, quindi è giusto anche lì, nei charm, no? nella capacità di connettersi con gli altri e scegliere. Cosa sono bravo a fare io? Cosa è bravo a fare il mio socio? Cosa è bravo a fare il collaboratore che scelgo? Cos'è il mio collega? E nell'insieme, nel magma dell'azienda, avere una, comple una completezza. Un uomo che sa o una donna che sappia fare tutto, magari uno precisissimo, ma va piano perché è preciso. Quell'altro è troppo veloce, ma è impreciso e non costruisce. L'insieme delle due cose o delle n cose producono la perfezione e che tutte le aziende dovrebbero cercare. Grazie, Bene, gra vai, Vale. No, a me provo a chiudere, ci hai dato un altro stimolo molto interessante. Vedevo Paolo che prendeva gli appunti, che poi passerà a tutti anche in chat. Leggevo tutti gli altri ragazzi appassionarsi a tutto quello che ci hai raccontato. Ti dicevo che Gabriele ha estratto dal libro alcune delle frasi, dal, dal libro, quindi chiedo a Stefano Loregia se ce le riesce a mostrare. Quindi, questa ovviamente è una citazione che ho ripreso eh, e che è uscita più volte in questa serata: la crisi è la più grande benedizione per le persone e per le nazioni, perché la crisi porta progressi. Albert Einstein sosteneva che l'immaginazione è più importante della conoscenza, ora Steve Jobs ci dice che l'intuizione è più importante della razionalità. Altro estratto dovremmo avere paura e temere chi gioca al gioco del ribasso, un fenomeno tipico italiano di lavorare affinché gli altri, colleghi o competitor, ottengano un risultato negativo un approccio a cui dobbiamo guardare con scetticismo perché è un processo che porta necessariamente all'impoverimento e al declino. Ecco Massimo, veramente solo alcune delle citazioni con cui ci hai arricchito anche in questo evento. Siamo qualche minuto in ritardo ma ci teniamo ancora una volta a ringraziarti per essere stato quest'ora con noi, a ringraziare i ragazzi che si sono messi in gioco con emozione, entusiasmo, approfondendo veramente eh, con tanto interesse il tuo libro. Eh, rimando ai prossimi eventi Luciano un po' l'ha quindi per chi fosse interessato a continuare un po' tutti i nostri discorsi venerdì eh, saremo invece in prima mattinata quindi dall'aperitivo serale si passa al caffè parleremo di un tema molto importante, asset intangibili le persone come voce di bilancio prossimo evento invece in cui sarà protagonista un libro di innovazione, Luciano ce l'ha detto innovare davvero, sarà un evento tutto in inglese eh, con altri nuovi studenti e il primo giugno eh, un altro libro saremo con Guido Stratta e parleremo di rievoluzione. Quindi, oggetto della nostra discussione sarà la leadership gentile. Grazie ancora a tutti e per la prima volta nei nostri eventi possiamo dire veramente buona cena, visto, visto l'orario. Quindi, ancora Massimo per essere Massimo, stato con noi. Ti aspettiamo a Roma in officina regolarmente perché siamo curiosi di farti vedere diciamo, il magico mondo di Elis. Se vieni in bicicletta, poi sicuramente eh, ti aspettiamo. Grande, sarà un piacere grazie rivedervi. Ancora... Grazie, eh. grazie mille ciao, Massimo. Ciao ciao, grazie. Grazie, ciao ciao.